Incancellabile. 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 Frattempo. Frattempo. Virgola. Punto virgola. Il sottoscritto. Il sottoscritto. Sottoscritto. Spergiura. 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 Eterna. Eterna. E. E. Eterna ed esaustiva. Gratitudine per una presa in giro, presa in giro, in giro, degna di un indegno, di un indegno, indegno. Questa via a dirmi degna di un indegno e vergognosamente vergognosamente Dequalificante. Ai sensi. Io sto portando i sensi. Ai sensi. Della. Norma. O di Bellini. La norma. Nel senso della norma. Della normativa. 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 Riferentesi. Riferentesi. Alla legge. Riferentesi. Alla legge. Alla legge. Sulla tutela. Sulla tutela. Del patrimonio. Del patrimonio dell'UNESCO. Patrimonio. Artistico ci vuole. Artistico. Ci vuole artistico. E non. E non pure ci e vuole. Non. Riconosciuto. Riconosciuto. Come bene. Come bene. Immateriale. 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 C'è ancora un angolino, eh? E fraudolento. Fraudolento. Riconducibile. Alla sentenza. Delle corti riunite. Di Cassazione. Durante lo sciopero dei magistrati. Del magistero. Concomitante. All'eruzione del Vesuvio. Rivelatasi. Infondata. E mirante. A distogliere. L'attenzione. La
Attenzione. Dalle gravi. Dalle gravi. Responsabilità. Responsabilità. Riconducibili. Riconducibili. A quanto? A quanto? In precedenza. No, finisci lì. Precedenza. Densa. Già. Già. Ampiamente. Non c'è spazio. Non c'è più spazio. Non c'è. Più spazio. Bellissimo. Rileggi, vai. A Gianni Ippolito, in occasione di questa occasione, affinché anche e comunque nonostante ogni qualvolta, indipendentemente da qualsiasi, a prescindere sempre ed imperituramente perenne ed incancellabile frattempo, il sottoscritto spergiura tenda ed esaustiva gratitudine per una presa in giro degna di un indegno e vergognosamente dequalificante ai sensi della normativa differente, se la legge sulla tutela del patrimonio artistico è non riconosciuto come bene immateriale e fraudolento riconducibile alla sentenza dei corti riunite di Cassazione durante lo sciopero dei magistrati concomitante all'eruzione del Vesuvio, rivelatesi infondata e mirante a distogliere l'attenzione delle gravi responsabilità riconducibili a quanto in precedenza già detto. Bravo!